Dunque, le acli di Fermo sono autonome dall'inizio degli anni 2000, da quando è venuta fuori la provincia siamo riusciti ad avere l'autonomia fermana delle acli. Mi sono sempre impegnato dagli anni 80 come volontariato nelle acli e adesso insieme al presidente provinciale della FAP seguo la FAP che è l'Associazione Federazione Anziani e oggi per la prima volta facciamo la riunione di tutti i soci FAP che ne abbiamo molti. E abbiamo offerto un pranzo qui a Lambro per ritrovarci insieme e parlare un po' dei problemi pensionistici e cercare di trasmettere ai giovani l'esperienza aclista. Ma le acli si sono sempre battute per difendere il diritto alla pensione di tutti i cittadini. In particolare le acli si sono impegnate negli anni 56 quando gli agricoltori rappresentavano il 65, forse anche il 70% della popolazione e non avevano la pensione. E gli aclisti di quel tempo si sono battuti profondamente per dare una pensione anche all'agricoltore, anche se i datori di lavoro non gli avevano mai versato i contributi, ma comunque loro avevano prodotto pane per tutti. E oggi, come allora, ci difendiamo affinché un cittadino possa, a un'età possibile, avere ancora la pensione e godersi la pensione per tutto il resto della vita. Il nostro impegno non è solo da pensionati, ma di spingere come il governo a far sì che l'Italia possa tornare un posto dove si possa lavorare e le persone possano arrivare a un'età con parecchi contributi versati e avere una pensione dignitosa. Per cui il nostro impegno non è solo tra i pensionati, ma di spingere il governo a far sì che il lavoro diventi esemplare e importante più della finanza. Le partite IVA sono state molto trascurate, cioè l'autore autonomo è considerato un po' un lavoro trascurato. Invece il lavoro autonomo è importante, gli artigiani sono la spina dorsale della nostra società italiana e dobbiamo assolutamente liberarli dalla schiavitù burocratica, perché una persona deve lavorare 8-10 ore al giorno, ma finita la giornata non può correre dal commercialista tutte le sere per adempiere tutti quei gavilli burocratici che si potrebbero benissimo fare a meno. Aumentano i costi, aumentano le tribolazioni, ma non creano reddito. Ma il reddito di cittadinanza è stato un errore nella storia, perché non si può essere di esempio ai giovani, spingerli al vagabondaggio. L'impegno delle acli è far sì che il giovane, appena vuole e appena finito gli studi, possa trovare subito lavoro, aiuto all'occupazione, mettere il lavoro e difendere tutte quelle piccole realtà che creano lavoro e far sì che il cittadino possa subito cominciare a lavorare senza assistenza. L'assistenza va data a coloro che stanno male, agli invalidi e alle persone che non sono in grado di realizzarsi, ma per il resto lo Stato deve impegnarsi a far sì che tutti possano lavorare. Ma noi abbiamo il patronato, abbiamo il CAF, abbiamo un servizio per gli stranieri, diritto di soggiorno e abbiamo poi la possibilità di aiutare le badanti. Facciamo diverse attività, logicamente le facciamo con molta fatica, le ACLI è un ente molto povero e contiamo molto sul volontariato. Vede, i circoli sono stata una nostra invenzione. Negli anni 40 indietro, il ventennio fascista, non era possibile, un lavoratore non aveva possibilità di incontrarsi. Finita la messa, a casa. Noi abbiamo creato, inventato il circolo, uno spazio creato dai lavoratori. Lo Stato deve mettere a disposizione un locale oppure la chiesa, locali abbandonati dove i cittadini di loro spontanea volontà preparano i locali, costruiscono il circolo con le loro mani e lì si riuniscono, passano il tempo libero e progettano il futuro. Da notare, da evidenziare che il sistema di calcolo per chi aderisce all'opzione donna è il sistema di calcolo contributivo, quindi attenzione, ecco, bisogna andare a effettuare il vestito su misura per ogni situazione, perché soddisfatti tutti questi requisiti noi andiamo a fare il conteggio dell'importo pensionistico, poi magari i contributi diciamo versati dalla persona non sono molto alti,
a livello diciamo come sistema contributivo avremo una pensione ridotta. Poi andiamo a vedere di quanto, se la persona è soddisfatta va bene lo stesso, dato che l'età non è 67 anni ma è 59 o 60, 58, 59, 60 a seconda delle condizioni, la persona può scegliere se aderire o meno. Quindi questo bisogna fare molta attenzione al calcolo della prestazione, perché potrebbe essere sì, vado via prima, ma con il modo esiguo. Attenzione. Beh sì, la nostra è un'associazione comunque che ha a cuore tutti gli interessi dei lavoratori, siano essi ancora all'opera o siano essi ormai fortunatamente in pensione, quindi cerchiamo di allestire i nostri servizi, ma così come i nostri presidi territoriali, che sono i nostri circoli, che sono presenti nelle difficoltà di questi enti locali che sono sempre più piccoli e sempre meno in grado di dare risposte ai bisogni dei cittadini. Noi cerchiamo di fare questo, cerchiamo di farlo avendo a cuore quella che è la dottrina sociale della Chiesa, ma soprattutto quello che è i bisogni dei nostri cittadini. Certo, noi abbiamo l'ambire di tenere insieme sia la dimensione di chi deve andare in pensione, di chi quindi è a fine del suo processo di carriera, ma anche di chi ci si sta approcciando. Penso che in Italia noi abbiamo un grosso problema, che viene meno il ruolo educativo del lavoro. Noi veniamo da generazioni che a 24-25 anni si iniziava una propria attività lavorativa e lì dentro ci si formava. Oggi come oggi sono saltati questi meccanismi, altri meccanismi anche più adolescenziali stanno dimostrando nei challenge, nelle questioni che sono purtroppo oggi sui giornali, le difficoltà dei nostri giovani. Il lavoro per i giovani è un elemento educativo che noi dobbiamo recuperare. Certo, la sede nazionale ha il ruolo di svolgere pressione rispetto a quelli che sono i ministeri per quanto riguardano i temi che sono anche quelli dell'apprendimento e dello svolgimento di stage e quant'altro. Nel territorio marchigiano, più particolare nella provincia di Fermo, dobbiamo riuscire a testimoniare quali sono le peculiarità di questo territorio ed è solo conoscendo il territorio che possiamo farlo. Quindi qua un po' la restituzione ai nostri dirigenti territoriali, che si facciano portavoce di quelle che sono le specificità delle Marche. Certo, stiamo cercando un pochino, abbiamo recuperato due grandi circoli storici che stavano avendo problemi, che quelli di Montegranaro e Santa Vittoria di Matenano, che invece dobbiamo tutelare e mantenere la storia, e stiamo aprendo nuove realtà. Siamo adesso a Petritoli con una nuova struttura da mandola. La nostra necessità, la nostra volontà è quella di essere molto frammentati nel territorio, perché è l'unico modo proprio per rappresentare le peculiarità. Qui ogni comune ha la sua storia, ogni comune ha la sua identità, noi vorremmo far parte di questo processo. Sì, in alcune realtà sono l'unica realtà aperta che può ospitare e tenere insieme i cittadini, evitando quell'emarginazione, quella concentrazione su se stessi, che invece è un po' un male di questo periodo. Il fatto di avere luoghi aggregativi accessibili a tutti penso sia qualcosa di molto importante. Un'esperienza nuova che non la conoscevo, sono stato nominato nel 2019. È importante e interessante che ci sono segmenti della vita della Chiesa, della vita cristiana, in cui noi sacerdoti a volte non arriviamo, ma grazie ai cristiani che sono nel campo, che possono dare testimonianza del Vangelo, dei valori del Vangelo che tutti noi cerchiamo di mettere in campo. L'aspetto sociale è un fiorello degli acli e cerchiamo di darci da fare per arrivare a chi ha bisogno in diversi modi, anche attraverso i progetti, anche attraverso iniziative che adesso cerchiamo pian piano di attuare. Io spero che la mia presenza sia una presenza di spinta, conforto, accompagnamento, e con la grazia di Gesù, di tutti noi abbiamo bisogno di portare un po' di conforto, un po' di sostegno alle persone che veramente hanno bisogno in questa società a volte sfasciata, ma che ci ha bisogno delle nostre braccia, dei nostri piedi, che siamo, possiamo e dobbiamo essere le mani di Dio in questa società. E gli acri penso che c'ha questa vocazione, essere i mani, i piedi, gli occhi,
di Dio in questa società che viviamo e di arrivare a coloro che ci hanno bisogno. Il lavoro c'ha anche la sua retribuzione, per cui chi lavora ha il diritto di mangiare. La questione del lavoro è molto complessa. La dottrina sociale della Chiesa ci insegna che ogni uomo ha come vocazione il voler, il dover lavorare. Per cui, partendo da questa piccola assioma, possiamo capire che la dignità umana si fonda nel lavoro e anche in un stipendio giusto. Per cui la fatica che fanno giovani oggi di comprare una casa che costa 120.000 euro con un stipendio di 800 euro al mese sembra sproporzionato. Per cui gli ACLI si devono far voce di queste situazioni, di una società complessa che a volte arricchisce i ricchi e impoverisce i poveri. Io chiudo che tuttavia nella carità, se siamo attenti, anche la politica, il mondo della politica, che c'ha un grosso peso della carità di cui non può fare meno. Per cui la politica è l'impegno nella carità per la società, per gli individui, nei settori del lavoro, di produrre lavoro, così come l'Italia ha saputo produrre il lavoro da anni, da decenni, e sappiamo come collocare questo lavoro a queste esigenze nuove, le fragilità che oggi il nostro Fermano vive, no? L'accoglienza da parte, no? Nella questione dei profughi, integrare questi profughi. Penso che ci abbiamo tanto da fare e come cristiani dobbiamo darci da fare per integrare la persona, per aiutarli a lavorare. Per non dire che ci sono settori in cui ancora il lavoro in nero, ancora sfruttamento, e gli ACLI si devono far voce di questi pesi della società, e la politica non può tacere e non può far finta, infischiarsene che non vede e non sente. Per cui noi come ACLI, diciamo come gruppo, inizieremo anche una riflessione a settembre sulla vita politica, sul magistero della Chiesa, ciò che la Chiesa riflette insieme con il mondo. La Chiesa non dà indirizzi, ma la Chiesa è parte di una società in cui riflette accanto alle persone che vogliono riflettere. Perché? Per il bene comune, per la dignità della persona. Temi che oggi a volte rischiano di scivolare e di stare un po' messi da parte. Per cui costruire una società più dignitosa, più accogliente, con una retribuzione giusta ai prezzi di oggi, sono temi che la politica, volendo o non volendo, deve fare i conti e deve costruire questa società più giusta. Ci sono due elementi di analisi dal quale non possiamo prescindere. Il primo è quello che negli ultimi 20 anni i salari italiani sono cresciuti quasi 5 volte meno dei salari europei di media. Questo è un dato che emerge dalle indagini. Noi abbiamo da poco presentato anche una ricerca rispetto alla disparità di salario tra uomo e donna, che continua a essere un qualcosa di incomprensibile rispetto alla nostra società, all'evoluzione dei tempi. C'è un tema, lo poneva molto bene Don Cristian, noi possiamo concepire il lavoro come la punizione dall'uscita del paradiso o come la contribuzione alla costruzione del regno di Dio. In questo momento le leggi e la società odierna propende per la prima, propende per trasformare il lavoro in una punizione. Noi pensiamo invece che il lavoro debba essere un elemento di costruzione dell'essere umano stesso, quindi ha un elemento educativo, ha un elemento di socialità, che lo smart working e gli strumenti moderni che sono fondamentali e vanno utilizzati non sta più tutelando. Noi riteniamo che sul lavoro si debba tornare a parlare, a ragionare, a discutere, uscendo dai luoghi comuni che purtroppo sono le ipersemplificazioni che sono alla base di questa politica moderna. Aspetta, vedi.
Presidente, che era una volta. Io ho fatto le battaglie nere per non pastasciare quei reparti, ma purtroppo io non contavo niente e la maggioranza, il consiglio d'istituto ha deciso di distruggere non solo quello che vedete qui, quelle che vedete sono ragazzi e ragazze con le quali facevamo le prove.